Grazie, oggi vi voglio mostrare tutti i miei rossetti MAC, quindi ve ne parlo e vi faccio vedere anche lo swatch sulle labbra. Iniziamo subito. Il primo è Patisserie, è un color nude, leggermente rosato, forse uno dei miei preferiti, infatti se vedete l'ho quasi finito. Ed è un lustre, quindi è leggermente trasparente, ma è veramente carino per tutti i giorni, soprattutto per quelle ragazze che hanno le labbra molto chiare, non molto pigmentato. Secondo me è fantastico, è un passepartout. Il secondo è Bare Again, è in questa confezione diversa, ed è molto molto cremoso e molto luminoso. È sempre un color nude. Però più corposo rispetto a Patisserie, ci assomiglia, ma è più corposo, leggermente più rosato e più luminoso. È veramente, veramente carino anche questo. A me piace fare spesso dei contrasti con i vari rossetti. A volte questo lo applico solo al centro delle labbra, sopra un altro rossetto per dare più volume e più luminosità al tutto. Terzo rossetto è un Cream Sheen ed è Coral Bliss. È un color corallo, in realtà è molto, molto. Sul pesca, e devo dire che purtroppo questo bellissimo colore sulle mie labbra molto pigmentate già di natura non si vede moltissimo. Devo applicare sotto un correttore o una base che spesso ho applicato negli swatch, che è una base apposta di MAC per neutralizzare il colore delle labbra e mostrare al meglio il colore del rossetto. È molto carino, purtroppo su di me non si vede tanto bene, però secondo me sulle ragazze che hanno labbra molto chiare è stupendo. Altro Cream Sheen è un famosissimo, Cream the Nude. È proprio quello che usa Kim Kardashian, questo. Ed è un color proprio nude, super naturale. Questo qua sta bene sul trucco forte, quindi uno smokey eyes e poi un creme de nude sulle labbra. È veramente molto carino. Uno dei primi, se non forse il primo rossetto che abbia comprato in vita mia è questo, il Viva Glam di Lady Gaga. È un rosa veramente Barbie, ma proprio rosa Barbie. Secondo me è fantastico, ma su di me dà un effetto molto allucinante. Se non hai proprio la carnagione chiarissima, le labbra chiarissime, non è proprio il massimo. Infatti non so davvero perché io lo abbia comprato. Ero davvero ipnotizzata, forse da tutti i video su YouTube, perché è un bellissimo colore, ma non per tutte assolutamente. Rossetto che mi piace tantissimo della Lilia Mineralize Rich Elegant Accent, come vedete è ha un packaging diverso. È bello perché è modulabile, con una sola passata, molto sfumato, sembra quasi un balsamo per le labbra. Se viene invece stratificato, viene un bel colore pieno, super luminoso, molto denso. Mi piace veramente tanto e dura molto molto a lungo. Colore fantastico, forse uno dei miei preferiti, Impassionate, fucsia, bellissimo. E forse il mio colore preferito anche nella realtà. È un incontro tra il fucsia e il rosso, questo colore qui. È molto cremoso, è molto corposo, è un Amplified. Forse è una delle formulazioni migliori tra tutte quelle della MAC. È stupendo, purtroppo non lo uso più da quando ho i capelli rossi, perché su me stessa, perché non sta molto bene. Però quando avrò i capelli castani, quando ritornerò al mio colore, continuerò a usarlo perché è qualcosa di wow, davvero. Tu guardi quel rossetto e dici wow, certo, non per tutte, perché chi non ama le cose appariscenti magari non lo porterebbe. Poi, altro rossetto, sempre sul fucsia, però molto più importante, molto più portabile, è un Lustering. E questo è sempre rosato, però davvero questo ha la consistenza di un balsamo per le labbra quasi. È molto leggero, è bello perché anche questo si può modulare, diventa un pochino più saturo, ma rimane sempre un effetto molto specchio, quasi trasparente. Rossetto famosissimo, il rosso forse per eccellenza, Ruby Woo. È un matte. I rossetti matte sono estremamente opachi, estremamente difficili da mettere sulle labbra, ma durano davvero una vita. Sono molto duraturi.
Problema, il mio problema è che mi rimane la parte interna delle labbra, non viene coperta da questo rossetto, quindi io rimango con il rosso solo sulla parte esterna e questa parte qui non mi colora niente. Mio problema, perché ho visto che molte altre ragazze questo problema non lo fa. Comunque è un bellissimo rossetto, è fantastico, c'è solo da vederlo e provarlo. Sta bene forse a tutte. Poi, altro rossetto wow, per dire, è sempre un altro matte, però questo qua è un pochino più morbido rispetto al Ruby Boo. Candy Yum Yum, un fucsia super acceso, non molto portabile, è fantastico. Il problema è che non ero molto convinta in realtà se mi stesse bene o no, perché non me lo vedevo addosso. Certo, adesso assolutamente no, che capelli rossi, adesso con i capelli rossi non sta bene un tubo quasi. Almeno io non mi ci vedo. Quando avevo i capelli castani si sì, stava meglio, però non ero proprio del tutto sicura che mi stesse bene, perché sta bene secondo me le ragazze molto molto chiare, anche questo qui. Poi un altro rossetto, questo l'ho comprato un po' per lavoro, è il Soft Cell, è della linea Longwear. È un rossetto che rimane sulle labbra perché fa, aderisce proprio alle labbra e dura a lungo. Però rimane comunque morbido. È un nude rosato, comunque molto bello. Ve lo consiglio se vi piace questa sorta di rosa prugna. Ultimo, ma non meno importante, il rossetto 2 in 1, chiamiamolo così. Unchanging. Questo qua è un Pro Longwear. È a due fasi. Da una parte ha il colore, che è liquido, si lascia asciugare. Si applica come un gloss, si lascia asciugare, quando si secca bene sulle labbra si applica il lucida labbra, che anche questo è formulato apposta per durare. È molto molto buono perché dura tantissime ore e soprattutto non secca le labbra tantissimo come altre marche, come per esempio quello di Makeup Forever, che non mi piace perché secca davvero troppo le labbra. Questo qua lo secca però non eccessivamente, le secca per fare in modo che comunque il rossetto poi duri per tutto il giorno. In ogni caso, passando sopra il gloss, si ha di nuovo la sensazione di labbra idratate. E niente, spero che questo video vi sia stato utile se mai vogliate acquistare un rossetto MAC. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri rossetti preferiti e quali mi consigliate. Ci vediamo alla prossima. Ciao, un bacio!